Se no qui da noi, cioè non c'è problema, Nulla, anzi, ok. Con queste se vediamo. Fare... Qui ci manca, qui la tagliamo perché non mi piace troppo lunga. Arrivo. Qui ci manca un pezzetto. Qui ci manca uno. Mi piace la puntina, però è tanto grossa, non niente, utilizzo soltanto quello che mi interessa. Lo devo far allungare? Lo uso di più. Ecco, vediamo che è già più piano, no? Ok, quindi adesso cosa abbiamo? Cose naturali. Quindi abbiamo detto la stellina, andiamo a posizionarla al centro. Adesso io passiamo tre. Sì, tre. Le ho già bagnate, quindi sono a posto per 3-4-5 giorni, di solito due volte alla settimana. Si possono bagnare tranquillamente, basta veramente un ingrazia. La luce? Sì. Scegliete pure. Lui mi manda il bicchiere di plastica, lo so, mi manda. Sì, si è rinforzato. Sì. Non c'è problema, dopo facciamo la scuola, devo mettere il nastrino, andiamo a nascondere le imperfezioni. Non preoccupatevi, se adesso vi serve imperfetta, è chiaro che non dobbiamo guardare che effettivamente la base sia perfetta, però se ci sono certe piccole imperfezioni le andiamo a correggere. Non ti piace, posso solo chiedere. Sì, certo, veramente. Arrivo. Allora, io ho utilizzato, diciamo così, la spugna, quella per fiori freschi. Potete utilizzare in commercio, c'è anche la spugna per fiori secchi, ancora meglio, perché è molto più rigida, quindi per infilare tiene meglio. Anche perché la stellina, diciamo così, se fate proprio tutto sul vero, non c'è problema, il pino rimane bello di suo, la stellina al suo vasetto con la sua terra, quindi non c'è problema, potete utilizzare anche la spugna per fiori secchi. La conoscete quella figura? Quella grigia, marrone, bravissima, e tiene ancora di più. Perfetto. Posso usare la colla? Sì, no. Tanto assume. Sì, sì. Però, e non preoccuparsi. Ok. No, è che se no non riesco a parlare con quello che di fronte. Ah, sì. Che cosa da loro? E spostare la pianta. Sì. Attenzione quando utilizziamo, quello lo utilizzo io, oggi lo utilizzo io, chiedete pure, utilizzo io la colla, però se avete la colla a caldo sapete benissimo, attenzione, perché... Ok, allora, posizioniamola bene, che sia perfettamente dritta. Bene, adesso cosa andiamo a utilizzare? Sempre per cose naturali. Andiamo. Cosa sono? Un muschio, lichene. Sono cose che effettivamente utilizziamo per fare il presepe. Quindi se avete già fatto il presepe, avete già fatto il presepe? Se mettiamo dove avete fatto il presepe e vi è rimasto qualcosa, perché non tutto quello che si acquista si utilizza, cosa si fa? Si mette lì. Assolutamente. Come abbiamo detto prima, non si butta via niente, tutto si riutilizza, quindi riutilizziamo se avete il muschio in lichene. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra stellina e la andiamo a posizionare in centro. Posta dopo. Posizioniamola. Adesso vi faccio vedere. Prendo uno e poi vi faccio vedere. Questo è fatto bene. Brava. Che cos'è questo? Mi tiene. Lascio il pacchettino qui, lascio il pacchettino per un muro e vi dico come vuoi. No, faccio io, fate voi, siete qui e fate voi. Il bello di fare appunto, dai da te. Grazie.
potete utilizzare, come dico, o l'ichene, molto bello, che si asciuga, si essica, oppure se avete il muschio possiamo utilizzare il muschio. Quindi cosa facciamo? Possiamo fare, andiamo a posizionarlo al bordo così, molto semplice. Lo posizioniamo. Coprire la spugna? Coprire leggermente la spugna, non tutta, la andiamo a proprio a fare tipo un cuscettino. Andiamo a posizionarlo così, così, giusto un pochino, giusto per dare l'effetto. Ce n'è ancora? Certo, vediamo se abbiamo un po' di qua e poi prendiamo il muschio. Allora, qui quello che non c'è, facciamo col muschio. Giustamente abbiamo detto quello che ci avanza, se non abbiamo un lichene possiamo fare col muschio. Andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo a posizionarlo. Bene. Così, lo posizioni, prendi pure. Lo posizioni. Una parte di spugna rimane fuori. Vediamo. Sì, no, no, ma deve rimanere un po' fuori, eh. Si deve vedere ancora la spugna, perché non è finito lì. No, ho messo troppo. No, no, spingilo. Ecco. Ah, adesso. Così. Ah, coprire praticamente. Solo, ecco, bravissima. Brava, brava. La conduzione. La bravissima, ecco la parola giusta, la conduzione tra la spugna e il bordino che rimane qui. Noi andiamo a metterlo. Una cornice. Una cornice, bravissima. Prima qua. E qui benissimo. Dove? Io vi lascio fare con me. Sì, sì, prendi. Quindi andiamo a posizionarlo, diciamo, tra il pino e la spugna. Piccolo particolare che noi andiamo a correggere, noi andiamo a correggere con una puntina. Io non l'ho visto. E bisogna appunto piegarsi e girare, girare, vedere che tutto sia. Andare. Sì, sì, poi i dettagli li correggiamo man mano. Bene, prendo sempre il mio, prendo tutti e due. Vedete questa cosa qui, siete bravi, veramente bravi, bravi. Fare appunto circolare e mettiamo il lichene proprio tra il pino, così non vediamo l'inizio dove lo andiamo a puntare e vediamo proprio il lichene. Perfetto. Ho fatto una roba. Vedete che con cose naturali, verde, verde, il gioco dei verdi. Quindi che fa già Natale. Adesso. Sempre, sempre con cose naturali, come dicevamo prima, non si butta via niente. Chiaramente fate, avete fatto un presente e vi è rimasto delle cose tipo della paglia, dei fichettini, diciamo così. Non ne voglio mettere tanti nel presepe perché è un presepe piccolino, però in commercio trovo il pacchetto grande, quindi ne utilizzo tre, il resto cosa faccio? Niente, lo utilizziamo in maniera un po' più simpatica.
Quindi cosa facciamo? Attenzione, poi io vi faccio vedere come, come si fa, poi vi distribuisco e fate voi. Allora. Quindi prendiamo queste fascettine, che sono appunto per l'utilizzo del presepe, andiamo a prendere sempre cose naturali, troviamo nel quarto giardino proprio, stecchettini per la sospensione dei fiori delle, delle orchidee, ho preso il pacchettino intero. Ho tre orchidee, il resto cosa faccio? Lo uso, non lo uso, lo metto in parte, niente. Recupero, lo taglio a pezzettini, quindi prendo la fascettina, prendo il bastoncino, filo, filo, ho trovato un filamento, taglio, prendo la fascettina, unisco, prendo i due lati, arrotolo. Stecchettino. Attenzione allo stecchetto. Quanto è il mio centro tavola? Dove lo voglio andare a posizionare? Lo voglio posizionare qui, prenderò uno stecchettino più corto. Lo voglio posizionarlo più verso l'esterno, quindi andrò a regolare il pezzettino da tagliare. Posizioniamolo come? Diciamo così, ad incrocio. Se metto i bastoncini qua, potrò metterli qua, o qui, a croce. Adesso, allora, prendo ormai il suo come campione. Ma può fare? Io non sono andata avanti, ma vado avanti con i vostri. Allora, prendo questo bastoncino, quindi quello che ho fatto prima faccio. Dopo lo fate voi. Vi do tutto e fate voi. Quindi lo arrotolo. Lo posiziono in maniera che non stia così, ma leggermente inclinato sopra. Così, perché si deve vedere, perché se io lo lascio così vedo il bastoncino. Non voglio, il trucco c'è ma non si deve vedere. Quindi lo metto a questa, questa distanza. Quindi cosa faccio? Prendo, lo infilo. Tenendo sempre, tenete sempre la mano che tenga la spugna. E lo infilo. Chiaramente gioco a farne mai pari, quindi sempre tre. O tre o cinque, lavorate sempre dispari. Sul decoro che noi andiamo a mettere, mettete un decoro o le palline o gli stecchetti o questo, fate gruppi da tre, da cinque, mai due. Di solito anche perché è più bello da vedere. Quindi faccio. Infilo, questo lo voglio fare leggermente più corto perché non li metto così, li metto un po' sfalsati. Quindi vado a fare questa cosa qui. Tengo sempre la spugna, infilo. Adesso ne faccio tre. Poi vi do il filo, io ho già tagliato i pezzettini da fare e quindi il filo. Questo gioco un po' di giardinato a tre. Adesso intanto andiamo avanti con questo, adesso faccio fare i tre. Quindi io posiziono un pochino di... Vi lascio i pacchettini, adesso vi taglio il filo. Avete problemi? Ditemi. Ma non penso. Siete bravi. La signora se non ha niente da fare. Ah, ecco. Se la signora, ecco, l'ha aiutato. Svelta. Allora, adesso vi do i bastoncini che io ho già tagliato. Certo, sì. Scusatemi, ma allora vediamo, mancano, bastano queste. Ma chi mancano? Qua mancano. Qui manca uno solo, sì. Sì. Qui. Bastoncini di legno, abbiamo detto. Prima per me tra. Lo scegli tra. Questi sono così. Adesso io vi taglio. Quindi cosa ho fatto? Ho preso questi bastoncini, li ho tagliati sempre con le forbici, diciamo così, idonee. Lì ci sono. Adesso vi do il filo un attimo.
Allora, come vi dicevo, vi do adesso, taglio piccoli pezzettini, lo taglio io così vi andrò già pronto. Così vi faccio vedere come si fa, perché se vi do già tutto pronto vi faccio vedere appunto come poter utilizzare. Allora, prima si fa la fascettina e poi la si collega al bastoncino. Adesso vi faccio vedere. A chi manca i bastoncini qua? No, filo ce l'avete? Bastoncino? No? Adesso saremo col filo. Sì, cerchiamo di andare avanti tutti assieme così. Manca il filo qua. Filo qua. Ancora filo. Ancora filo. Sì, allora, no, qui, ecco, hai lanciato un'idea. Possiamo farlo anche molto simmetrico, così, diciamo, però è più bello vederlo a gruppi da tre. Rende di più, perché da una parte mettiamo il soggetto delle fascine, da una parte mettiamo le palline, mettiamo altre cose. Quindi fate gruppi da tre. Però se preferisci, come dicevamo prima, cosa vi ho detto, la creatività non ha regola. Bastoncini ce l'avete tutti, filo ce l'avete tutti, manca una fascina qua. Fascina, fascinetta, sono qua, sono qua. Sono qua. Qua ne abbiamo di più. Ok. Sì, il taglio. Certo. Ok, ancora un po'. Ok. Perfetto. Quindi vedete anche le cose che effettivamente servono per qualcosa, può servire sempre per riutilizzare. Facciamo così. Ah, mi sono accorgata. Guardami. Aspetta. Ok, allora io faccio un po' di spazio. Pagando il bastoncino, ecco, puoi anche avvicinarlo un po' di più. Ok, ok, questo lo mettiamo qua. No, ecco, non mi trovo, è troppo corto, non c'è problema. Tagliamo il filo, ecco, perfetto. Prendo sempre suo, sa? Faccio pure, posso? No, sì. Quindi adesso abbiamo fatto... La professoressa ce l'ha brutto, come? Il suo piatto è bruttino. Sì. Io guardo, oggi non guardo il mio, oggi guardo il vostro. Tutto rispetto. Oggi io guardo il vostro. Ancora uno? Sì. No, no, guarda, sono già qua. Ah, ok. Di solito, come si dice, che l'allievo supera il maestro. Oggi siamo qua per superare il maestro. Posso buttare dietro? Sì, faccio qua. Bravissima. Ecco, cerchiamo di... Quello che rimane dei pezzettini che non abbiamo utilizzato, metteteli pure in una scatola e poi vedremo come poterli riutilizzare. Certo.